Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, oggi è mercoledì 5 giugno 2024. Buon pomeriggio è tornato. Il demone virmone buon pomeriggio. <ride> ciao, 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 mi siete. Mi siete mancati tutti, ciao. Ma hai cucinato nel frattempo. Ciao, <ride> Michele. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, Michele. Ciao, Michele. Avete apprezzato il countdown nuovo? Chiaramente lo dico a quelli che ci seguono in diretta su Twitch. Un po' rave sto countdown. Ma come ti è venuto in mente? Ma eh, volevo qualcosa di ignorante e che durasse anche e un po'. E ci siamo meno riusciti, devo dire. <ride> Che durasse un po' meno dell'altro perché l'altro effettivamente era un po' alla lunga, era un po' noiosetto. Ok, no, ma più che altro perché lo ascolto ogni giorno. Non per... eh, a beh, me inizialmente mi piaceva, no, sai qual è la cosa che mi veniva in mente che ti avrei magari fatto fare o fatto fare a Luca? Una roba reggaeton per l'estate, il no, countdown reggaeton. Ma io il reggaeton lo odio Fabio. Ma avresti... per freschezza, cocco, melone, no. reggaeton! Va bene, no, va, bene, no, va bene. Per carità. <ride> Oppure una roba la tipo balli di latino americana più che no, balli di gruppo Beh, no, latino americana, sì, Latinoamericana sarebbe stato carino. Allora, c'è una sub di Andreina. Grazie, <ride> grazie mille. Arriviamo a 47 con le sub del mese. Grazie mille. Allora, allora allora, subito subito ad andare sulle notizie a ringraziare anche i ragazzi che sono già in chat. A partire da Mercing ciao in Tra l'altro, Mergino devo dirti una cosa. Caso vuole che io e Virmone stavamo provando il countdown prima. Eh, con i vari effetti sonori, e mi è venuto in mente il tuo nickname per fare la prova, a dire vediamo se funziona adesso l'effetto. Grazie mille per la sub. E mi è venuto in mente il tuo nick, non so per quale motivo. Pazzesco! È il primo a scrivere in chat è lui. Countdown, capolavoro, grazie Girmone. Ecco dove vanno i soldi delle sub. Posso dire soldi ben spesi nel caso. Esatto. Ciao Ragani, ho c'è la musica di prima, scherzo tutto è bellissimo, ciao Filippo, la intro casa, poi ancora sigla nuova, c'è Rolino, c'è la parte BS. ecco Spiegate l'assenza di rumori negli ultimi giorni, ma è giusto cioè, sì. eh, <ride> Mi è toccato sopportare Sabatini fino all'ora della concorrenza, 3-4 parole all'ora. Anzitutto non scrivete parolacce a nessuno, no, perché dai, assolutamente, dai. No, assolutamente no, assolutamente no. non mi va nemmeno di... posso dire, non mi va nemmeno di commentare, cioè... Ma perché trovo, trovo altri format non, non così piacevoli? Ma un gusto personale quindi. Basta, non ne voglio parlare. Ciao Andrea, ciao Samuele. Poi, questa tu la sapevi, Virmone. Michele, la sapevate? La non sapevate? Aspettate, ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere perché è tutto confermato. Attenzione, zoomiamo, <ride> mi sento male. Dice questo ragazzo: Si chiama Matt il signor Mattellone o Martellone di Boris. Gigi D'Alessio ha appena detto in radio che lui lo sapeva già da un po' perché glielo aveva detto Allegri di Conte al Napoli in cambio Ma... di alcuni biglietti riservati per il. Ma questo scrocca pure i biglietti di Gigi D'Alessio! In cambio delle insiderate in cambio cioè... del... Ma manco, zio Pasquale arriva tanto! A Ottimi questo gusti, del... Allegri, tra l'altro, <ride> Questo invece di pensare a io pensava pensavo alle insaderate. Scusa, senti, ti dico che l'allenatore del Napoli, in cambio mi fai vedere Gigi D'Alessio al Palalpitur, malimorta. Ma poi chissà per chi era il biglietto. Ah, per, spero per lui. Dici, tu no, per dico magari per la figlia, sai, che ne so. Vabbè, vabbè. Quindi, pa ecco papà! ho i biglietti de Sciglio magari <ride> ha un po' l'idea no De Sciglio ha ah, ehm, la faccia di uno che ascolta i moda proprio la faccia <ride> di uno che ascolta i moda credimi il zero assoluto vabbè. Eh, quando, ma quando cazzo esce l'annuncio di Conte al Napoli oh. vabbè, ne, ne volete parlare? prego a voi No, ma non è che. Ma senza tono polemico, eh, però è un tema la tempistica, arrivati a questo punto, no? Mm -hmm, sì, cioè, può essere un tema. Quali, quali sono le, le ragioni formali, formali mm. per cui noi non abbiamo ancora annunciato Tiago Motta? Oh, premetto, eh, non ho paura che salti Tiago Motta, eh, è proprio per questo che. No, non ho paura smettila tu, tu devi smettere vai, vai Michele quali sono, quali sono le, le, le motivazioni formali cioè anche arrivati o, a oggi siamo arrivati anche alla buona uscita con Allegri che cosa manca ancora sai che io ho due idee una che è quella che penso veramente l'altra quella che mi dicono quella che mi dicono è ragioni fiscali, burocratiche ma io mm. non ci credo Posso dirti che secondo me è perché sta facendo la vacanza in Portogallo. Ah, semplicemente per, per, per me, quello. Sì. Per me non ci sono altri motivi, per me è perché sta... In po cioè, per la firma, come ha fatto ora il Napoli oggi, aspettano che c'è la foto di Rito nella sede della Juve, tutti incravattati belli, eh? Eccola qua la firma. Ma che la firma, che è già arrivata, tra l'altro, in altri metodi, ecco. Non so, beh, Michele, certo. a parte la tua speranza che salti, ma, ma Tiago Motta, te toccherà, amico mio. Hai, hai, poi, non lo so, hai dei motivi che ti vengono in mente perché non è ancora ufficiale per me ripeto perché sta in vacanza ma lasciate per vacanza ma sì ma sicuramente sarà perché sta in vacanza eh. non credo proprio per altri motivi non credo che aspetteranno molto tra l'altro Sarri quando fu, fu, quando fu annunciato Sarri 17 giugno 17 giugno io penso che si possa andare più o meno più o meno verso quella strada eh. metà giugno non credo oltre Credo settimana, cre boh, non è che voglio prendere il culo alle persone. Settimana prossima è decisiva, poi decisiva di de che? È già stata decisiva il no, gennaio. No, in gennaio. No, ma bravo, ma è proprio per quello, Fabio, cioè, proprio perché è tutto fatto, volevo solo capire se erano. Motivi personali, motivi burocratici, motivi fiscali, tutto qua. Eh. Tutto qua. Io non credo che Tiago Motta salvi. No, no, ma certo. ma certo. Ciao, Arstam, buon pomeriggio. Cosa cucinato per il demone di rimone con la intro? Ciao, Ciucaros, Floyd, Ray, posso dire che è bello? Ray bianconera è bello come canale. Io mm. cambierei, Ray bianconera. <ride> Stamus gagasa, bestia, dice Ragani, sulle mani. Va bene. Poi datemi il demiurgo alla Lazio subito. Attenzione, lo sapevate, posso dire. Michele sulle romane non ci prendi posso dirti che sulle romane non ci prendi mai porca puttana e la Roma vince lo scudetto con Murigno, Lukaku e Di Bala e la Lazio vince lo scudetto e se ne va Tudor, Tudor non è più l'allenatore della Lazio eh, ufficiale ufficiale, sì ufficiale devo farmi pure io un po' di giri sulle radio romane come te Fabio amica. devo sentire un po' di calopeira brava Ah, bravissimo, 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 esatto, esatto, alza la cassa Cristiano, la chetamina mi dissocio, non, sta, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, musica satanica, no, c'è la Pierasco, sì, eppure è più corto, che è giusto che sia più corto, però piccola nota, ma nota scherzosa, eh il countdown lungo mi permetteva di mandare la l'asilo ogni tanto e di andare al gabinetto, sappiate questa cosa mi permetteva di attaccare la live ah, e adesso ho sette minuti per evacuare <ride> <ride> e va bene così e va bene così, ciao Roby, Pierasco dualipismo, forza Juve, rinnova 8 milioni, giunto che monta out ecco, dove che avete letto rinnova 8 milioni, si riferisce a Rabiot lo scrive Romeo, ma Avete sentito ufficia No ragazzi, vi, vi possiamo dire una cosa, sta settimana ci dobbiamo anche inventare un po' gli argomenti, perché di notizie nuove, nonostante siano iniziate le trasmissioni, non ce ne sono non ce ne sono ma no, Quindi... c'è sta voce su Caio Giorge che arriva dal Brasile eh, questo è interessante questo mm. è interessante magari ne parliamo tra poco ciao Ragagno sì tutto l'altro la Lazio ciao Bercio Ivana e Reparta BS, torna a Virmone torna a guardare le come Allegro Villani oggi gioco di... di gioco di parole voluto va bene Michele è venuto in live a gufare ma Michele fa così a quella fine sotto sotto gli è bastato un montero per esultare vediamo eh, poi ciao Donny ciao Blusima ciao a chi sì ok questo lo sappiamo già buon un caffè, Asiel Ed Warner, Match Gino, ancora, Sadio, Braseggio, Johnny, Sky High, Samuele, siete tantissimi, porca puttana. Eh, Jack Zen, eh, 17 maggio, Anders, all'89, siete tantissimi, tanti, tanti. Tiago Motta non esiste, è un'invenzione della stampa. No, esiste, esiste. Poi, Antonio Corsa ha sempre detto seconda settimana di giugno perché sta in vacanza all'estero. Io non sapevo che avesse detto questo, però immagino che sia così se vendiamo chiesa per me è meglio per tutti però non capisco è meglio per tutti, con chi lo sostituiamo è una domanda? non lo so va bene, ciao Pull Dead, ciao Space ciao a Simone Avella poi ancora Tiago Motta firmerà come un allenatore della rientro la prossima settimana? come l'hai visto? questo è un ieri però ragazzi, ciao Campa, ciao Magro due pensieri su tutto l'esonerato la Lazio è un circo in questo momento questo è il mio pensiero eh ma ma lì io ho letto Fabio, io ho letto questo, ho letto che si è creato un sacco di problemi fra lui e, gioca e i giocatori, tant'è che lui voleva eh, mandarne via al tipo 5. Io adesso neanche ricordo tutti, mi ricordo di Guenduzi, di Isaxen. Deve esserci stata una situazione abbastanza insostenibile per Tudor. E, deve, e, e di conseguenza per la Lazio, perché la Lazio non può mandare via tutti quei giocatori e sostituirli improvvisamente. E quindi, boh, io comunque a Tudor au, auguro una panchina interessante per la prossima stagione. Mi, mi spiace che rimanga a piedi. Ecco. Però, sai, lo chiedo anche a. Eh, guarda, ragazzoni li scrive tutti. Grazie. Isaacsen, Rovella, Guendusi, Pellegrini, immobile. Eh, Andi, grazie. Eh. Tanti, è su cioè, Tanti figa, però, due, eh, due cose sulla Lazio. E poi voglio chiedere anche a Miguel perché lui, appunto, su Tudor ci puntava. Ma anche io pensavo che facesse bene la Lazio, tra l'altro, non ha fatto male sul campo. Tudor, la prima: Tudor non è la prima volta che fa sta cosa. Col Verona ha fatto la stessa cosa. Col Marsiglia si è dimesso prima, con la Lazio il contratto l'hanno portato a termine le due parti. Quindi o Tudor non ha un bel carattere. Compirlo la Juventus, alla fine è finita male. Compirlo lo possiamo dire questo, no? Eh, Pirlo seguiva di più Baronio, Tudor voleva più potere, legittimo. Alla fine Tudor è rimasto senza fare niente di particolare alla Juventus sotto la guida di Pirlo perché Pirlo andava più da Baronio, ma è rimasto sotto contratto per un anno eh, c'è stato questo compromesso. Delle due luna o Tudor ha un carattere non facile che ci sta o l'altra, Miguel la Lazio è nello stesso momento storico che vi, ha vissuto il Napoli l'anno scorso con Lotito che fa presidente, direttore sportivo direttore generale, manager eh, team, team manager, magazziniere eccetera, perché Fabiani è un uh, direttore sportivo però diciamo che i calciatori li sceglie Lotito, lo dice Lotito stesso li prendo io, li tratto io, li porto io poi Fabiani da quant'è che è lì Fabio? un allora, anno? No, Credo che come collaboratore da un bel po'. Aspetta, fammi controllare. Ah, lui è stato promosso. Forse dico minchiate. No, aspetta, aspetta. Sai dove stava prima Fabiani? Alla Salernitana, che era di. Annaggia la miseria. Quindi è un uomo di eh sì, esatto. Però evidentemente in, in Lazio, in Lazio SS Lazio, evidentemente non ha ancora tutto questo grande potere come poteva avere Tare. Quindi lo Tito fa ancora un po' il cazzo che vuole, evidentemente. Tare, permettetemi, è un uomo di campo molto più valido rispetto a Fabiani cioè Miguel, quale delle due? La Lazio è un circo o Tudor ha un caratteraccio? Oppure entrambe? Perché la Lazio è un circo ma Tudor ha anche un caratteraccio? Ma sì, la verità sta nel mezzo. Tudor è sicuramente un allenatore che non è un aziendalista, diciamo. Non è un allenatore che si fa andare bene, una rosa che magari è stata costruita per Sarri, che è un allenatore molto diverso da lui dal punto di vista tattico. Le squadre di Sarri giocano in maniera differente rispetto alle squadre di Tudor, quindi era anche, la era anche giusta la richiesta di cambiare un numero così elevato di elementi della rosa. E, e Tudor è sicuramente quell'allenatore che vuole imporre il proprio pensiero, e soprattutto la propria linea, ma così come dovrebbero fare tutti gli allenatori, secondo me. Um, così come anche è un po' come Conte alla fine, Tudor. Uh, Dopotutto, la scuola è la stessa. Se, se ci pensiamo un attimo, è eh. Scuola Marcello Lippi e anche Lippi era un allenatore che quando vedeva che le cose andavano male, ricordiamo tutti la Juventus 98-99 si dimise senza mezzi termini. Eh, così entrambi, quindi sia Conte che Tudor, non, non lasciano spazio a, a tergiversamenti, diciamo. Se la squadra va bene per loro, rimangono, altrimenti eh, fanno le valigie e, e vanno a casa. e Devo dire che io apprezzo questo tipo di allenatori molto di più degli allenatori che invece... Si fanno andare bene un po' tutto per poi andare a lamentarsi, magari eh, in, in un secondo momento in separata sede. Per quanto riguarda la Lazio, non lo so sinceramente, sicuramente la quando è andato via Iglitare se è andato via una figura estremamente importante per la Lazio degli ultimi dieci anni. Cioè, Tare è stato fondamentale per la costruzione della Lazio. Di Pioli prima e di Simone Inzaghi dopo, che sono appunto e anche di Sarri, in un, perché c'era ancora Tare, se non sbaglio, quando, quando sì, arrivò... Ma Tare. i rapporti non erano idillici eh? Non erano... Beh, comunque, anni. Comunque, gran parte della Lazio era stata che, che ha ereditato Sarri, era la Lazio che ha costruito Tare comunque. Quindi è una figura troppo importante che secondo me doveva essere costruita meglio. dispiace, a me dispiace per Tudor perché... Io credo che sia un allenatore che possa fare veramente bene nel campionato italiano. No, Anche io sono d'accordo. Eh, credo che comunque lo rivedremo nell'arco della prossima stagione. Aspetta il barco. Me... La squadra di <ride> la, chissà. Chissà, magari lo rivedremo anche molto. Molto Ma... da vicino. Non, cre non credo proprio, non credo proprio. No, però, a parte gli scherzi, eh una domanda mi viene in questo momento da farvi noi apprezziamo e io sono d'accordo con Michele apprezzo figure alla Tudor che quando non ci stanno quando non ce vonno stalo, dico alla romana prendono armi e bagagli e se ne vanno, a dispetto di chi invece non fa tutto questo e cerca di spillare l'ultimo cent fino all'ultimo giorno anche eh, quando il datore di lavoro li sputa in faccia, lo umilia capito, in passato a certi personaggi, eccetera, eccetera. Per esempio, gli allenatori di Zamparini, no? Quante volte è successo che noi ci chiediamo ma perché uno che è stato esonerato, dopo due mesi lo viene richiamato e dice sai, Zamparini, ci sono ancora io, ma dopo che ti ha umiliato, no? Allora, io non sono né da una parte né dall'altra, e non perché io sia democristiano, però il comportamento alla Tudor, in questo caso, che io stimo, ma non rischia poi di precluderti una carriera anche a livelli più alti e meritevoli nella tua, nella tua, nel tuo no, percorso allenatore. Perché se te poi alla fine bruci i rapporti con tutti, nel calcio, sta cosa virmona, la fine è un po' a cioè, Questo qua, però, al prima difficoltà, te fate un casino e se ne va. Che è la cosa che è successa, mo a, a Conte con varie squadre. Cioè, ma conviene. Cioè, qual è il limite tra essere troppo aziendalista ed essere un guerrafondaio nell'azienda? Qual è il limite, ragazzi? Secondo voi? Ma sai, ma lì dipende tutto da quelli che, da quelle che sono i modi di fare di ogni singola persona, Fabio. Ci sono allenatori incapaci che si comportano così e ci sono allenatori bravi che si comportano così. Non, una cosa non esclude per forza l'altra. Poi stiamo parlando comunque di allenatori che sono arrivati tutti ad altissimi livelli quindi eh, il lavoro a quel punto non è il lavoro perché devi lavorare è il lavoro perché tu hai passione quindi non, non hai che ne so paura di perdere il posto perché comunque non è che c'hai una famiglia da mantenere o, o non riesci a pagare le bollette allora stai, stai schiscio c'è qualcuno che è talmente convinto delle proprie idee che le, le porta avanti anche eventualmente contro il proprio datore di lavoro, che non è sbagliato, secondo me, come, come concetto. Cioè, ci sta anche che qualcuno. Che, che io difenda la mia professionalità e provi in qualche modo a far cambiare idea a chi sta sopra di me, no? Cioè io non, non lo trovo illegittimo, secondo me è corretto. Poi però bisogna vedere, come hai detto te, di che tipo di pretese stiamo parlando, perché, se, perché anche, anche le pretese, anche le, le lotte, anche la lotta al, al tuo capo, al presidente, la puoi fare però bisogna vedere se stai veramente cercando di portare qualcosa di interessante o se i tuoi sono proprio capricci da quattro soldi ecco, certo Michel, qual è, te lo chiedo anche a te, qual è il confine tra essere troppo arroganti ed essere troppo appecoronati esiste un limite entrambe ma io credo che ci debba essere un'unità di intenti, cioè se una società sceglie un allenatore credo che la società abbia anche il dovere di appoggiare le scelte di questo allenatore. Eh, non credo che sia l'allenatore a doversi eh, accontentare di ciò che gli mette a disposizione la società, eh, perché poi l'allenatore deve essere messo in condizione di, di portare quei risultati che rimarranno nella storia della società, rimarranno anche nella storia dell'allenatore, ovviamente, ma soprattutto quei trofei li vince. La società, per cui è importante che la società metta a disposizione dell'allenatore dell ciò che, che richiede. Io non credo che Tudor richiedesse in questo particolare caso uh, degli investimenti così importanti. Sì, però uh, perdonami, mi intervengo un po' a gamba tesa, ma giusto per creare un po' di dibattito. Sì. No, non chiede magari investimenti pesanti per da Real Madrid, ma manco la Juventus. Però se la lista di calciatori era quella lì, Guendusi, Immobile, eccetera, adesso Immobile per esempio, per esempio a me manco piace. E poi però quelli sono anche asset dell'azienda. Cioè, magari sì, te li facciamo fuori, però calmiamoci e eh, vediamo quello che si può fare. Se tu dici, o oh, così, o oh, cosà, eh, me ne vado, metti anche in difficoltà gli asset aziendali, Michele, no? Sì, ma la questione è la fine. Perché... Anche perché, magari, non è detto che tu, dato che se poi trapela la notizia che un giocatore è in uscita perché la squadra deve sbarazzarsene perché gliel'ha chiesto l'allenatore, il giocatore automaticamente si deprezza, e, certo. e, e automaticamente si deprezza. E in più, magari, quindi, non è neanche detto che il Gwendosì o il Rovella di turno eh, ti coprano poi quelli che sono i costi a bilancio del giocatore. Quindi, ha ragione Tudor a lamentarsi. Fa bene, però bisogna anche essere poi concreti nel, nella realtà. E Più che eh, altro nel, modo modo che... viene, nel modo come viene fuori la notizia, sicuramente eh, può essere gestita in maniera differente. Perché adesso questa notizia dei nomi magari è venuta fuori dopo eh, l'esonero, cioè dopo eh, le dimissioni di Tudor, quindi certo. magari già si sapeva da un po', cioè lui già aveva comunicato da un po' la volontà di liberarsi di questi elementi um, però ragazzi la questione alla fine è che questi giocatori sono stati comprati essenzialmente per Sari, cioè prendiamo un Rovella Rovella è un giocatore che per il 3-4-3 di Tudor non va bene, cioè non c'entra proprio niente uh, ma anche un giocatore come Guendouzi è difficile da inserire in questo contesto per cui se tu prendi. Se tu vai a sostituire Sarri alla fine il, il, il problema, secondo me è a monte. Se tu vai, vai a sostituire Sarri, devi sostituire Sarri e vuoi comunque valorizzare quei giocatori che già hai, non vai a prendere Tudor, eh. Però anche qui no ma Tudor, cioè, perché noi, io sono d'accordo. Io sono d'accordo. Ma quando Tudor firmava con la Lazio, ma non sapeva dove andava a firmare, capisci? Cioè, quando tu firmi un contratto. Certo, assumi eh, il valore della panchina, che è anche ambiziosa, quella della Lazio, una città importante, bella, eccetera. Però sai anche dove vai a metterti dentro. Sì, ma Tudor deve anche lavorarci con questi giocatori. Magari lui pensava di poterci lavorare con questi giocatori. Ma i giocatori... Evidentemente, questi giocatori, non credo per, per volontà propria, nel senso... Uh, che non vogliono mettersi a disposizione dell'allenatore io credo che abbiano proprio delle caratteristiche tecniche che non uh, rientrano appunto uh, nelle, nelle richieste di, di Tudor um, poi sai puoi anche farti andare bene certi giocatori però poi i risultati non saranno mai il massimo quindi se un allenatore invece ritiene di um, che il suo valore è di lottare per la parte alta della classifica, ma con quei giocatori non ci riesce e sa di non poterci riuscire, fa bene ad andare via, secondo me, perché comunque significherebbe andare anche a svalutarsi l'allenatore, ovvero andare poi a competere per posizioni della classifica più basse, che magari l'allenatore non crede di appartenere. Certo, ci sono due Sab, ragazzi. Grazie mille. Grazie. Allora abbiamo la Aspetta, uh, 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 uh. con prime, no? Perché si è arrivato dieci minuti fa. <ride> Aspettando notizie, rabbia lontano dalla Juve. C'è da giocare zucchero filato. Fa 11 mesi con prime. Continuate ad abbonarvi, ragazzi. Siamo un po' non in rallento. È 49 su 442. Io ho aumentato di 11, no, di meno di 9 da 433 442. <ride> Lo eh, dobbiamo sì. cambiare sotto perché non, non è più per commentare. Gli europei dobbiamo metterci qualcosa per, 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 per presentare gli europei. Proprio fare la cerimonia, due, la prossima volta <ride> eh sì, ci piacerebbe, piacerebbe. Ci sono altre notizie che stanno arrivando. Allora, la prima è di adesso praticamente 14 secondi fa il Lille ha annunciato ufficialmente l'addio di Fonseca che è il primo passo, dice Gianluca Di Marzio che porterà all'ufficialità del passaggio dell'allenatore portoghese al Milan nei prossimi giorni quindi questa è la prima cosa seconda cosa, andiamo avanti Vincenzo Italiano ha trovato la panchina e ufficialmente, con un contratto di due anni l'allenatore del Bologna quindi l'eredità di Tiago Motta eh, la va a prendere Vincenzo Italiano. Al volo un commento, Michele Virmone, per me, per me si va a, a calcisticamente suicidare, ma questa è l'opinione mia. Perché scusa? No, secondo me no. Secondo me invece è un'ottima scelta. Uh -huh. ehm, perché comunque, se parliamo dal punto di vista tattico, parte già da una buona base che ha messo Tiago Motta. E lui, secondo me, può anche svilupparla in maniera interessante, può anche evolverla. Io non credo che Tiago Motta sia un allenatore superiore ad italiano, quindi credo che italiano possa, in qualche modo, non dico ripetere, però mantenere il Bologna in zona Europa. Che secondo eh, me è sarebbe quello il problema. Proprio la, sono le due parole che un po' mi, mi preoccupano, mi danno un po' di timore per italiano. Zona Europa, non, per me, non è detto che il Bologna, cioè, ragazzi, Juve, Inter, Milan, per me in Europa ci vanno. Perché sia l'Europa dei grandi o l'Europa dei piccoli, ci vanno. Juve, Inter, Milan, il Napoli ci va. Perché ci va? Conte, ci va, siamo d'accordo. La Roma, non è che tutti gli anni, almeno in Europa League, la Roma ci va, secondo me sì. Beh, se la va a giocare con Roma, Lazio e Atalanta l'Atalanta eh. Atalanta è più forte secondo me l'Atalanta è nettamente più forte l Atalanta l'anno prossimo starà a quinto. deve sbagliare st la stagione la Lazio e la Fiorentina devono di nuovo sbagliare la stagione Lazio e Fiorentina affinché tu vada in Europa ma non è che tutti gli anni sbagliano la stagione può anche beccarla la stagione non lo so, non mi convince e le pretese okay, per cui penso farà anche degli investimenti eh, no, S giusto hai ragione ma è abituato il Bologna a giocare il mercoledì? Dice, Gio devi giocare contro il Borussia Dortmund e poi contro. Ragazzi, guardate che non è, non è una cosa semplice. Non lo so. Eh... Poi per l'idea che avevo io di italiano, forse un po' inf inflazionata in alto, io mi aspettavo italiano due anni fa allenasse una grande squadra. Il Bologna che è in Champions, però non, non mi convince. Vimona? Virmone è frizzato, quindi non è convinto per... Quando Virmone non è convinto si frizza, molto bene. Va bene, no, eccolo, eccolo, c'è cioè, Virmone, dimmi, hai fatto, Ho fatto apposta. apposta perché lo sapevo, dimmi, dimmi. No, italiano Bologna ti convince come fitta, a me non per Buona niente. fortuna. Buona fortuna, no, no, ripetere okay, però per me non ripetere quest'annata, ripetere quest'annata sarà impossibile, cioè non, non, non ma neanche se fosse rimasto Motta con inserimento di giocatori e non cessione di giocatori forti, sarebbe stato impossibile per il Bologna ripetere un anno, un anno come questo. Io credo, come ha detto Miguel, che il Bologna con Italiano potrebbe tranquillamente galleggiare in quella zona eh, di campionato che va dal quinto al decimo posto, no? cioè quelle squadre che poi si giocano Europa League e Conference. Certo. Scusate, Però ma mi tu ti avresti mi... preso a Bologna per sostituire Tiagomoto? Io? Io? Tutti e due. No, ma io non so risponderti a questa domanda, Michele Lo sai, io non so risponderti. Boh, boh, sarei andato su una. No no, 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 il Bologna fa bene andare su italiano perché è un nome eh, importante. È italiano che per me fa male ad andare a Bologna. Io fo ecco. fossi stato italiano, avrei aspettato la Lazio. Sarei andato alla Lazio, sarei andato alla Lazio. Perché ora mi prendete per il culo ma Roma è una piazza anche se fa la Champions il Bologna ma Roma è una piazza più importante è una piazza in cui hai anche delle responsabilità in più ti fai un nome Bologna quindi, nonostante la mi, Champions non tu, mi stai, eh, tu mi stai dicendo che quindi il suo è un downgrade per, un downgrade no non è un downgrade quindi. però se tu alleni la Fiorentina e fai bene Dopo ti aspetti che vai a un livello un po' superiore, non lo è manco la Lazio, eh. Ma già, la, ma già è, è una scuola di ro, è una romana per, è per dire, ti giochi un derby con una cornice impressionante, sì, sì, sì. Cioè, sì, sì, io faccio un esempio stupidissimo. Non mi prendete per il culo un esempio stupido, apposta tutti i giorni, quando uno si collega a Sky Sport 24, c'è Matteo Petrucci da Formello. Perché la Lazio ha il suo beat È una, piazza, è una piazza seguita. Certo. Napoli ce l'ha, la Juve ovviamente ne ha tre, l'Inter ne ha due, eh? al Bologna non ne ha. O, o se ce l'ha, ce l'ha quest'anno perché è andato bene l'ExploA. Eh, ma queste cose secondo me contano. Ste cose no, tu hai contano. ragione. Infatti, per il Bologna, perché sai qual è il problema? È che l'italiano rischia di ritrovarsi in una situazione di effettivo downgrade. Perché se il Bologna torna. A lottare per il decimo posto e non è così impensabile che possa tornare a lottare per il decimo posto il Bologna, come è sempre stato negli ultimi anni. E poi italiano eh, non è che diciamo gioca questa, allena questa stagione e poi se ne va. Comunque, mh, qualche anno potrebbe rimanere, pensare per italiano di allenare una sola stagione al Bologna. Sicuramente non farebbe, non farebbe bene al suo percorso di crescita, ecco. italiano, un allenatore che eh, avrebbe bisogno di un progetto quantomeno triennale per appunto eh, far arrivare tutti, ehm, diciamo, tutte le sue idee alla squadra e raggiungere quindi anche i suoi risultati. Probabilmente per il Bologna, per questa stagione in Champions. Sarebbe servito più un allenatore già affermato, magari anche un po' in declino. Sarri esatto. Lo stavo pensando proprio a quel nome. <ride> sì, ci sta, ci sta, secondo me. Grazie, Optimus Prime per la sub. arriviamo a 50. Grazie. Ci sono due donazioni, due donazioni di Roby. Grazie mille. Eccoci qui. Grazie Roby allora, eh, 50 per dire italiano al Bologna, Real Madrid, Bologna, finale di Champions no ragazzi, eh, Bologna mi sta un po' esagerato. poi, scusa tu andresti la Sartoria a Bologna in Champions o dall'Odito a Roma in Europa League qual è la, vetri la vetrina migliore, dove lavori meglio sì, lavoro me meglio al Bologna, però ho anche uno, non è una piazza più grande cioè, ma ragazzi Mattia Comotta perché viene alla Juventus banalmente ve lo dico eh! eppure la Juventus uno potrebbe dire beh, è un puttanaio la Juventus a famiglia se odiano, ti tirano i coltelli a vicenda. E Giuntoli ha fatto la guerra. O Allegri ha fatto la guerra da, da Giuntoli. Però la Juventus non si rifiutano certe piazze, secondo me, nonostante. Perché se tu sei talmente bravo, te imponi pure con la piazza e con i tuoi valori. Oh, è un'idea mia. Non voglio imporla a voi, eh, per carità. Però io io avrei aspettato. Oh, poi magari non è manco detto che lo Tito eh, andasse su italiano, eh. magari la telefonata l'ha fatta, e non, noi non sappiamo in questo momento ragazzi, però non lo so da, cioè se uno va dalla Fiorentina al Bologna, cioè io avevo ma, sentite sta roba secondo me, voi che giustificate in tutto e per tutto italiano, non stimate così tanto italiano come lo stimo io ve lo posso dire? per un motivo semplice, voi riponete in italiano aspettative più basse rispetto a quelli che ho io io per gli allenatori che stimo Tiago Motta compreso, ho oh, standard elevati. Ecco perché vi dico, io da Tiago Motta mi aspetto che competa per lo scudetto, perché è bravo. Da Conte mi aspetto che competa per lo scudetto, da Simone Inzaghi il prossimo anno mi aspetto che competa per lo scudetto, da Fonseca un po' meno. <ride> quindi non, faccio... voi, non, vo, voi, voi non pensate però che il Bologna potrebbe affermarsi. Come si è affermata ad esempio qualche anno fa l'Atalanta in, in quella zona lì di classifica? Diciamo. Cioè, perché la date già? Perché Miguel dice già che era lì che si lottava al decimo posto. Potrebbe affermarsi, ma potrebbe anche non affermarsi. Cioè, anche l'Udinese ha avuto un paio d'anni in Champions League e poi è tornata indietro. Non è che sono tutte l'Atalanta. Non è una certezza, eh. L'Atalanta però, attenzione Virmone, non è che va direttamente in Champions, se fa un po' di anni d'Europa League e poi va in Champions. Qua il Bologna ha fatto l'ex flua tipo, metafora politica, tipo il Movimento 5 Stelle che da, da non partecipare alla lotta prende il 25% alle elezioni del 2013. Poi, sì, uh, ma dai, come la Sampa, no, la in la la Champions l'anno dopo, retrocede. Cioè, <ride> non sarà questo il caso, eh, per niente. Perché <ride> sì, 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 del Nero, neve, sì ricordiamo. Certo. No, però, però ripeto: se italiano il prossimo anno perché la squadra magari non gira o comunque si mantiene sui valori magari veritieri della squadra, arriva ottavo. Ma italiano, che cosa diciamo noi? Ha fatto peggio di Diego Ha fatto peggio di Diego Non lo so. Non lo è, è per il Bologna è una scelta che ma ci quindi, sta. Per, quindi tu dici che per italiano l'eredità di Motta è troppo pesante. Ma riassumeresti così Ma per non essere pesante che ti porta al terzo o quarto posto? Scusami. No, no, pesante, ok, troppo pesante cioè è che l'anno prossimo, i... quindi, secondo te eh, l'anno prossimo il tifoso del Bologna si aspetta ancora una stagione come quella di quest'anno? Oh, ragazzi, a noi ci stanno. I tifosi del Bologna. A noi per Calafiori e per Tiago, ci stanno rompendo i coglioni. Eh. Ma non li leggiamo mm. perché non ce ne fo... Siamo abituati a, a fare la guerra a Inter Milan, Napoli, Rova, Ma i tifosi del Bologna. Eh, la, Juve, la Juve così, la Juve colà eccetera eccetera vuol dire che pensi che la tua squadra giustamente sia meritevole di certi piazzamenti eh, ma l'ex lo fa in anno due, tre, poi non è fa io glielo auguro, il Bologna è una bella realtà glielo auguro, io la vedo difficile e, e per italiano il discorso che faccio io è per non è per il Bologna, è per italiano per italiano che passi da una piazza già calda come Firenze in cui fai le finali europee e le perdi tutte e due eccetera no non, io mi aspetto ripeto l'italiano che fa un salto per la S Roma la Lazio queste squadre qui ripeto con un peso specifico anche magari in lega anche mediatico anche l'importanza di copertura mediatica se te invece va al Bologna ma che cazzo di upgrade hai fatto? Hai fatto una perché fai la coppa in più? Il prossimo la coppa magari non la fai più. Cioè, ah, il... Beh, oppure il Bologna, quanti... cioè, Ora seriamente, ripeto, non voglio gufarla, ma secondo me il Bologna ha chance di andare agli ottavi di finale dei Champions? Cioè, giusto per capirci, eh? Beh, ne ha po pochissime sì. ovviamente. Me lo auguro, eh, per carità, glielo auguro, però... Però facciamo un altro discorso, Fabio, facciamo un discorso di un allenatore che va in una società sana. Dove probabilmente gli vengono promessi non dico ricchi investimenti, ma quantomeno degli investimenti, come anche sono stati fatti per Tiago Motta, dopo tutto, e eh, probabilmente ha visto in questa società italiana una società in cui eh, può crescere anche lui, può eh, dimostrare il proprio valore, può mostrare il proprio calcio un po' come ha fatto anche la Fiorentina però il ciclo alla Fiorentina ormai si era concluso perché possiamo dire che il ciclo alla Fiorentina di italiano sì, si era concluso veramente. e quindi evidentemente ha trovato perché sai se tu pensi tu fai un ragionamento più basato sul blasone di sì, una scuola, è vero è vero, è vero, è vero certo. però sai poi il blasone non è tutto perché diceva bene Firmone o qualcuno in chat comunque tu vai alla Lazio però magari alla Lazio non trovi le stesse condizioni che ti permettono di lavorare, che magari puoi trovare al Bologna. E Italiano, evidentemente, ha compiuto questa scelta: ha preso la decisione di puntare molto di più su basi concrete, materiali, piuttosto che su questo blasone, che è essenzialmente un'astrazione una che è legata al nome di un club ti dà qualcosa in effetti perché comunque il blasone io sono convinto che ti dà qualcosa però quando poi devi lavorare sul campo per un allenatore come, itali un allenatore come italiano secondo me è meglio avere un progetto tecnico e societario forte e saldo come quello del Bologna piuttosto che invece il, il putiferio che, di cui abbiamo parlato po pochi minuti fa che si trova la Lazio allora io devo dire due cose alla chat. Uno, lavorare con Lotito è difficile. Sapete cosa penso di Lotito? Ci mancherebbe altro. Però l'anno scorso, per esempio, Lotito prende Guendouzi Vi piacerà o meno? Spende 20 milioni e non è un ingaggio facilissimo. Cioè, di poco conto, Guendouzi, è un giocatore internazionale. Kamada è un giocatore internazionale. Non parliamo di Pippe. Rovella, lo scorso anno, qui in chat, compreso io. Oddio, Rovella, è andato la Lazio. Ok, c'è la disperazione. Non è che so Pippe, voglio dire, sono giocatori interessanti pure, eh? Eh, poi l'attaccante a me non piace, Immobile, non mi piace manco Castellanos, ma Zaccani è un giocatore che sta in nazionale, Felipe Anders stava, Felipe Anders è un giocatore che aveva mercato, lo voleva pure la Juve, però stiamo parlando di Pippe ragazzi, la squadra è comunque importante. Oh, poi, ripeto, vi auguro all'italiano di far bene. No, la domanda che voglio fare a entrambi, scusate se stiamo un po' focalizzando, ma mi interessa ora la discussione, il dibattito, perché Italiano è un po' polarizzante è diventato negli ultimi mesi, no? Eh, è questa. Ma allora, voi mi ponete questo discorso come il giusto step, e allora vi rilancio. Tra tre anni, dato che questo è il giusto step, italiano, se lo vedete, in una delle cinque... Piazze TAP rapportiamoci all'Italia, Juve, Inter, Milan, Napoli, er, boh, mettiamo la Roma. Non lo so, ne mettiamo 4, 4 o 3. Ma a me, sembra, a me sembra strano che, che non sia già stato contattato. Esatto, Ed è e quello, è, il, punto. Cioè, e quello è, il punto. È quello il punto, è il punto, eh, perché, perché il punto è proprio quello. Cioè, il, il Milan non ti ha cercato, la Lazio non ti ha cercato. E la, le altre sono già a posto. Il Napoli forse ti ha cercato, ma quando è spuntata l'idea Conte, ovviamente si è andati su Conte. Eh, si è dovuto accontentare del Bologna, che te devo dire? Però casca no. bene, non, non è che casca no, sui no, chiodi, no, no, cioè casca no, comunque no, in una società che quest'anno gioca la Champions e che e appunto con Sartori gli auguro anche di lavorare con serenità e con serietà assolutamente, assolutamente sarà una scommessa da vedere Michele tra tre anni italiano spunta cioè il Milan lo chiama la Juve no non lo chiama ma dipenderà da quello e che il, riuscirà a fare vincerà la Bologna. Champions la Juve no scherzo uh, io credo che adesso italiano io non credo che la scelta del Bologna sia sbagliata però sicuramente Um, non è un passo molto in avanti nel percorso della sua carriera però se lui in questi tre anni io credo che l'obiettivo di Italiano che comunque è ancora giovane, in questi tre anni io dico tre anni perché comunque penso che il ciclo di un allenatore sia più o meno questo deve cercare di impiantare il Bologna nelle prime otto della Serie A al posto credo della Fiorentina se lui in questi tre anni riesce a confermare il Bologna tra le prime otto della Serie A, vuol dire che avrà fatto un grande lavoro. E vuol dire che meriterà una panchina anche di eh, Juventus, Inter e Milan. Perché, sai, eh, portare il Bologna al quinto posto, perché parliamo di un Bologna quinto quest'anno. È, una grande, è un grande risultato che però rappresenta una sola stagione. Riuscire a portare il Bologna per tre anni nelle prime otto, non dico nemmeno in Europa, dico nelle prime otto, per me sarebbe un altrettanto ottimo risultato, che eh, comunque inserirei nel curriculum, diciamo, d'italiano non come un trofeo ma comunque come qualcosa che può essere appetibile per un grande club come il Milan la Juventus l'Inter quindi eh, diciamo io ad italiano al Bologna gli do questo obiettivo qua dal punto di vista dei risultati poi c'è anche il gioco che deve esprimere che deve essere un certo tipo di gioco però eh, stabilire il Bologna nelle prime otto della serie a se non riesce, se torna nono decimo o undicesimo dodicesimo, allora potremmo dire che italiano eh, non solo ha sbagliato la propria scelta, ma ha anche diciamo, fallito eh, come ehm, percorso all'interno del Bologna. Ci sta, ci sta, un'opinione ragionevole. Tra l'altro, vi do delle notizie al volo, al volo, al volo, al volo. Della la per la panchina della Lazio, il favorito sembrerebbe il signor Marco Baroni in alternativa. Marco Baroni, in mia conoscenza, che bra brava persona, devo dire, eh, allenatore non mi fa impazzire, ma bravissima persona. L'alternativa è Naro e Miroslav Klose. Che non so che percorso. non Allegri, eh, non appunto, Allegri. Non, non, io, beh, Allegri con lo dito io avrei fatto l'abbonamento alla curva sud della Roma però in Quel caso per no, farvi... ma non, per... non per... Solo, per de... solo per il derby, eh. solo per andare al derby sì. e dirgli di tutto: solo per il derby. Solo per il... Alcuni parlano di Allegri. Erfaina, eh, no, sì, no, 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 no. Damiano. Uh, ho parlato con Lodito e mi ha detto che sta per prendere Allegri il maestro di calcio, Avillani. Tu stai là in bianco e quello firma i contratti. I mortacci. Tu... Vabbè. Ok, perfetto. Uh, Mecca Su Allegri dice che va al Milan. No, secondo me no, Edoardo, uh, no. mi sembra proprio di, no. Beh, sembra proprio di no. mol... non sembra molto lucido ultimamente, si può dire? No, 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 no. in realtà Tacomotta io l'ha preso. Però poi sta un po' andando. Teacomotta eh. si sa da gennaio, santo Dio. Cioè. Dai, eh, Faina parla con quanti... me. Della... Sì, 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 sì. Allora, vi faccio vedere un, un paio di cose. Già che ci troviamo. La prima è questa, appunto. Eccoci qui. Giusto per completare la questione, Tudor Lazio. Ieri sera, prima della. della... Questi tifosi da Lazio come allenatore da valutare come uomo, Tudor, uomo di merda. Questo era il tipo. Se Lazio ieri. I grandi tifosi della Lazio. Va bene, questa è una. E poi c'è qualcuno che sta continuando a lottare non ne voglio parlare a lungo brevemente ragazzi eh, proprio brevemente, eh, categoricamente nella maniera più veloce possibile Vir Virmone ti ricorderai che Galeone ha offerto Allegri al Paris Saint Germain lo ricordi? Cioè, che, che, che parlava con gli emissari del Paris <ride> <ride> e loro sì, dicevano eh. e fallo andare al Paris diciamo che la È carriera grazie, non vai. sta prendendo non sta prendendo la giusta, la giusta direzione. Giovanni Galeone oggi è intervenuto a Radio Kiskis Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni, ma pure parla pure del Napoli. Conte al Napoli, spero sia un ultimo colpo, Ancelotti non ha fatto bene, cioè, sta gufando già. Ancelotti non ha fatto bene. Benitez e Spalletti, eh, il Napoli ancora se li sognerà per un po'. Va bene. Eh, a Napoli un conte l'hanno già avuto anche se con un palmares diverso. Gattuso a Napoli non ha fatto benissimo. Un colpo comunque importante. Poi Conte gode di ottima stampa. E l'opinione pubblica lo stima. Cioè non è che uno che è ottima perché vince i campionati, che fa bene. No, ma che significa è che è a, Napoli un, a Napoli un conte lo hanno già avuto? Non ho capito quella frase lì. Non lo so: i Borboni si riferisce, forse oh, ai... <ride> no, que no, quelli erano tipo principi, credo. Non lo so, forse <ride> si riferisce ad Ancelotti, non lo so. Non lo so, come status. Chat, non lo so. me la spiegate. Io eh, non so. Dal, nella galeon, testa dal Galeonese galeone. esatto, dal Galeonese all'italiano, che vuol dire? P vabbè. Che può significare? Perché Galeone ah, vede Gattuso come un similconto. Ah, ok. Ah, perché subito dopo parla di Gattuso, è vero. Andiamo avanti. Eh, Allegri. <ride> attenzione, non credo che andrà in Arabia. Ha già abbastanza soldi, se vai lì, lo fai solo per denaro. E eh, va bene. Attenzione, ho detto a Gagliani di riprendersi, eh, Max siamo passati grandi. dal Paris Saint-Germain al Monza. E il Mone. come avevo detto io, e? E, e cosa gli ha detto Gagliani? E vediamo se Gagliani. glielo consigliai. Quando dal Cagliari passò al Milan e vinse lo scudetto, cioè praticamente la gente di Alleire, ho detto ad Adriano: prendilo, gli fai un triennale, così porta eh. il Monza in Champions e realizza il sogno di Berlusconi. Grande. mi ha risposto Gagliani non ho tutti questi soldi no <ride> è finito no ma io già mi immaginavo beh. la festa fuori dal eh, come si chiama dal mausoleo della villa, di villa della <ride> villa di Arcore <ride> <ride> cioè lì tipo che gli portano la. che peccato Mannag però che c'è cioè, veramente la, la... Da consigliare Maduec e la Premier League fino a Gagliani, prenditelo tu, dai. Mamma che downgrade, ragazzi. Eh. Mamma <ride> che downgrade, rag... Poi con un triennale, c'è un... proprio un progetto a lungo termine. Ci vuole un passo alla volta per arrivare in Champions Beh, so dalle... Dalle... Mo salvezza tranquilla. Poi ottavo posto alla Miguel con Italiano Bologna, Europa League e poi ovviamente Champions League al terzo anno, ci mancherebbe altro. Gagliani caccia di. Se eh, lo so, lo so, ragazzi. Va bene, va bene, va bene. Eh, ci siamo già giocato questa cosa qui: Allegri al Cagliari. No, ma dove, dove in serie B come andare? Mi mi no, oddio, non è che mi dispiace, cioè, un posto in meno. Eh, la stavolta delle Lecce va bene, mo passiamo a cose serie. Dai, vi faccio vedere un video. Vi faccio vedere questo video. Ci vuoi piangere, insomma, <ride> Ci siamo ragazzi siamo pronti forza Napoli beh beh e eh, beh e beh beh Miguel vai tu io sono io sono già casato dalla sfida Ho scudetto detto. Conte contro Inzaghi Conte contro Inzaghi secondo me sarà qualcosa che segnerà un po' la storia della Serie A sarà una di quelle sfide scudetto che Credo che si protrarranno per molti anni, credo. Quindi tu, per esempio, da per scontato che non ci sia una, un, qualche altra squadra? Non, non... Forse il Milan. <ride> il Milan credo che <ride> sarà lì sempre a dare fastidio. Con Fonseca, sì, giusto. Eh, ma non tanto per Fonseca, è che il Milan è veramente forte come squadra. Dipende dall'attaccante che prenderanno in realtà. Però se prendono un attaccante buono, ma credo che Conte contro Inzaghi sarà veramente una bellissima sfida a scudetto. Bene, bene, bene. commentami tu, buona fortuna, buona fortuna. Sì, 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 buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna. Con, eh, solo, con solo una competizione l'anno prossimo, ovviamente, il Napoli è una diretta competitor per lo scudetto. Quindi, in bocca al lupo, Antonio. Michele ve lo sta mettendo e ce l'ha buttato e Tiago Motta è un cesso no, non, è, non è mica ma... detto che non ci piaccia ma tra no, 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 questo lo dici questo lo, no, è giusto Tiago Motta ha bisogno ancora di un po' di tempo per arrivare al livello di Antonio Conte eh? non è che, non è che, non è che in diciamo in una, una menzogna sì, in carriera sì dire che però non lotterà è una tua idea ci sta è una mia idea, un po', non per colpe sue, eh, ma attenzione: non per colpe sue. Un, un allenatore, una squadra anche per arrivare ad ambire a lottare anche per lo scudetto insomma deve arrivare un po', un po per gradi. Cioè, non, è, non è che può arri arriva la Tiago Motta alla Juventus e si va a lottare per, per lo scudetto, potrebbe anche succedere, vuol dire che Tiago Motta è veramente, che io in primis non l'ho capito. Vuol dire che Tiago Motta è un allenatore generazionale che io attualmente non considero, però potrei anche sbagliarmi. quindi arriva la Juventus, va in finale, di, no, in finale, di, va, va a vincere lo scudetto, arriva non lo so, ai quarti di finale di Champions League. E io sarò il primo a dire: Guarda, mi sono sbagliato, Tiago Motta è l'allenatore migliore d'Italia, però al momento. Momento io lo considero un po' indietro, considero un po' indietro ancora la rosa della Juventus, non rispetto a quella dell'Inter, ma rispetto a quella del Napoli. Ah, e... del Napoli. Ecco, intendiamoci quale rosa del Napoli. Cioè, tu consideri eh, eh, l'anno scorso, io prendo eh, in ma, osi, la... eh, Però scusami, perdonami. C'è cioè, la prima cosa che esce su Conte, su tutti i media o oh, su tutti, quindi è filo diretto sicuramente una richiesta ha fatto Conte riportatemi Romelo alla mia corte perché Osimè se ne va e ora va bene tutto però posso cioè noi sto riscontrando se... ragazzi intendiamoci se Allegri come ha fatto richiede Lukaku noi diciamo peste e corna di Allegri e di Lukaku Mo, che lo richiede Conte che è più bravo di Allegri non c'è dubbio per me eh? però e eh vabbè dai però ha lavorato bene sì ma sono passati quattro anni sì ha messo ma infatti su... Fabio, cioè, ragazzi, Fabio io, io lì, sono bro... convinto io sono scusa se ti interrompo Fabio no, no, io mai... sono convinto che eh, a nessuno alla Juventus sia venuto in mente di eh, contattare Conte proprio per queste motivazioni qua cioè sei un grande sportivo, sei un grande uomo di sport, sei un ottimo professionista sotto determinati punti di vista, però ragazzi, cioè veramente, se io ti ritrovo nel 2024 che ancora mi chiedi Romelo Lukaku, ma meno male che non è venuto da noi, ragà. perché io starei impazzendo, eh. Cioè, se oggi avessero annunciato Conte alla Juve e domani comincia a uscirmi Vacciago su tutto sport con Antonio vuole Romelu io impazzivo io chiedevo di riavere, chiedevo di riavere Allegri probabilmente oh, almeno no. avevo qualcosa di cui parlare quindi io credo veramente che Antonio Conte non sia stata una scelta della Juve per queste motivazioni qua cioè per queste sue richieste su cui diventa non si sa come mai come i nostri tempi per Quadrado, per Giaccherini diventa intransigente e con le persone intransigenti a un certo punto non si può lavorare, quindi se lo tiene De Laurentiis. Gli no, per Napoli è un gran colpo, eh, Fede Ha eh! voglia, ha voglia. Poi, 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 se poi io so che ad esempio Pedullà si è mezzo incazzato con Toselli perché cioè, Toselli è uno di perché, tipo, Toselli diceva ma sai De Laurentiis e Conte. Minchia, Pedullà, là, però è normale che la prima cosa che ti viene in mente se metti De Laurentiis e Conte in una stanza insieme Perché è passi... che finiscono con le mani in faccia dopo dieci secondi, <ride> cioè, poi magari non succederà, però è normale essere portati lì. Ma tu per sicuramente... colpa di Conte di De Laurentiis questo cosa devo Certo, fare. no, no, certo, certo. Quindi è ovvio che per il Napoli è un grandissimo colpo per il Napoli. Ma io sono convinto che non sia rientrato nelle, negli interessi della Juve più che per il costo del suo cartellino, per quelle che sono le sue pretese di mercato. Ma io non credo così. Invece, io credo che. E allora che perché non ci siamo andati? Io credo che Giuntoli non l'abbia scelto perché non aveva intenzione di lavorare con chi avesse un peso maggiore al suo un peso intendo un peso non, non lo definirei cioè, un peso calcistico proprio un peso calcistico ecco. lui nel calcio Antonio Conte vale di più di, di Federico Gi... Cristiano Giuntoli vale molto di più e credo che Cristiano Giuntoli non volesse trovarsi nella condizione in cui si è trovato tra l'altro nella stagione appena trascorsa perché Allegri ha un peso calcistico maggiore di Cristiano Giuntoli certo. e Penso che Giuntoli volesse cominciare veramente la sua avventura alla Juventus con un allenatore che è sicuramente io penso di poco, ma comunque calcisticamente, è, mh, non è sicuramente superiore a lui. Possiamo dire che sono pari. Va più che altro per, per il suo no. trascorso di calciatore di Tia Motta e quindi, insieme sono tutti e due piuttosto giovani, possono eh, portare la Juventus a. Eh, a raggiungere i traguardi che le competono, camminando fianco a fianco, mentre con Conte tu non camminavi a fianco a Conte, tu camminavi dietro a Conte per forza di cose, e esatto. quindi la scelta è stata è stata questa però, tu vedi questa cosa. Ecco perché io su questa cosa con te sono in disaccordo, ma inamorevole, disaccordo, ragazzi, perché? Perché, e ne parlerò nell'editoriale di domani, mi sono segnato certe cose che le svilupperò poi eh, domani, io credo una cosa, che la Juventus, nella sua storia, io credo in due cose, uno nel karma, ci credo, è una cosa mia, e due nella famosa, nel famoso detto corsi e ricorsi storici, non nel DNA, non nella genetica calcistica, nelle categorie, eccetera, no. Ma credo che quando la Juventus storicamente ha attuato dei punti di svolta filosofici o economici, ha dettato, ha dettato il passo alle altre. Le altre poi si sono adeguate loro alla Juventus. Mi vengono in mente un paio di cose. Uno, questione allenatore. Conte è un prodotto che vi piace o meno agli altri. Conte è un prodotto nostro. È un prodotto made in Juve che piace a me. Marotta, grande dirigente, Mo, e, mo raggiunge un sogno di diventare un presidente di una squadra importante come l'Inter. Marotta, come grande dirigente, chi lo crea? Noi. Chi crea in Italia la moda dello stadio di proprietà? Perché tutti poi improvvisamente volevano tutto lo stadio di proprietà. Sapete chi la... Noi. Sempre un passo avanti. Kebs. No, ora no, 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 però sta cosa <ride> un scherz. po' a terza, no, ma è giu però... giusta, la verità, no, no. è la verità, le seconde, oh. squ le seconde squadre. Eh. La squadra femminile. Sia... La squadra, fe mo, la Roma è più forte della Juve. No, me lo dite voi perché io non seguo purtroppo. La Roma è più forte della Juve in ambito del calcio femminile. Sono state ma... credo, le prime a essere professionisti, certo, no? quelle della Juventus. Quindi l'impressione cioè, che ho io è che queste squadre che poi prendono la nostra, diciamo. Non forza lavoro. Il capitale umano intrinseco nelle capacità di queste persone, bravissime, Marotta, Conte, eccetera. Però sono tutte sono tutte cose che noi abbiamo già visto e che noi abbiamo lanciato. Faccio un paragone spiacevole per l'altra squadra che io amo che sono i Brooklyn Nets. Le operazioni Conte Napoli, eccetera. Con tutta la brovura, mi sembra quando i nezzi, invece di creare loro la base alternativa per essere forti, se la vanno tutte le volte ogni cinque anni, fanno la grande trade o la grande acquisizione in free agency, prendendo il capitale degli altri e dicendo: Eccoci qua, siamo da titolo, e poi non vincono perché c'è qualcuno che invece fa crescere un nuovo capitale, capacità tecniche, umorali, di piazza, di allenatori, eccetera, che comprano le abilità degli altri. Ecco, io spero che sia anche questo il caso. Che la Juventus sia una forza a, che ammodernizzi, che modernizzi tutti gli altri. E che con questa scelta di Tiago Motta me lo voglio augurare, ripeto, ne parlerò anche domani editoriale. Sia la Juventus che detta il passo alle altre, perché quando parliamo con tifosi di altre squadre su Conte, ragazzi, tutti ci danno solo un campionato. L'11-12 alla Juventus con Matri, Pepe, Pucinic e Giaccherini. Tutti eh, vuol dire che uno è passato del tempo, due l'esempio è sempre quello. Al massimo ti fanno l'esempio della nazionale 2016 con Eder, sempre Giaccherini, Parolo, eccetera. però io ragazzi, questi progetti che nascono acquisendo più di le... un'ora sì. Ma avresti, questo discorso avrebbe più senso se la Juventus avesse tenuto Manna però se tu vai a prendere Giuntoli beh, Giuntoli tu l'hai preso però, però, però ma Manna la... alla... sì. eh, te, lo, te lo sei messo la però, Juventus ma, però, quindi... ma, però, ma, però, Manna, però Manna fa un percorso di un certo tipo però Michele cioè Manna è quello più furbo di tutti là in mezzo alla fine che ha, cioè, è uno di quelli che ha vinto Manna per... ha fatto un anno l'Allegriano dai diciamo le cose sì, vabbè, ha detto Manno, ma potevo dire anche Cherubini, cioè nel senso tu hai parlato di acquisire delle, di formare delle competenze dall'interno invece di acquisirle dall'esterno. Eh, non è che va sempre bene, eh. ogni no, tanto va Giuntoli, che è diciamo, la figura principe della Juventus, comunque le ha acquisite dall'esterno, certo. Da Napoli, assolutamente, assolutamente. però non è che poi Giuntoli, cioè, giuntoli avrebbe dovuto fare come ha fatto Marotta all'Inter. Marotta all'Inter la prima cosa che fa è caccia Spalletti e va da Conte perché si fida di Conte qua Giuntoli la no, Spalletti magari ci poteva pure andare ma non ci è andato per tante ragioni su Conte non ci è andato si è affidato su un uomo completamente diverso che è, sarà completamente e forse anche strano dal mondo Juve no? non lo so eh, io però questa la vedo come una cosa che può essere una possibilità per la Juventus più che un. In qualcosa che mi intimorisce. Poi, dato che voi fate un discorso, che Miguel fa un discorso sacrosanto, è giusto. È giusto. Tiago Motta, non essendo così ingombrante, se va male. Ragazzi, ciao. Per quello dico che sono esaltato, perché comunque non è una figura che. Oh, non c'è per dire, non ci scatena il circo la domenica sera, e devi tenere Diagomotta Motta, e Tiago è il più bravo, non si tratta così Tiago anche perché cioè, la domenica sera non vedranno l'ora di, di bersagliarlo Diagomotta Motta da, da, da settembre, no? Quindi dove sta il problema da questo punto di vista? Secondo me è tutto riguadagnato. C'è una sabbia, grazie Andratos, grazie. grazie. C'era anche una donazione. Grazie donazione, donazione, ma perché il caching non fa più, non funziona proprio il caching Cing! aspetta, vediamo se funziona adesso non mi va perché, te lo dico io perché te lo spiego Quindi perché perché, perché eh, è talmente corto che tu avendo inserito la, di la dissolvenza ah, non te lo fa neanche partire okay. <ride> però eh, allora dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo metterne un altro su vado a bere, no. vado a bere allora, 100 bit di pada, penso che Antonio abbia bisogno di una lezione di aggiornamento giocatori di calcio. Io credo che il primo anno andrà tutto rose e fiori con De Laurentiis, ma dal secondo ne vedremo delle belle. Conte, nel suo lungo andare, ha sempre richiesto molto alle società per poi mollare, vedi, Juve, Inter e Tottenham. Ci sarà un motivo che nessuno l'ha cercato in questi anni. o voluto aspettando la Juve, ha visto l'occasione Napoli ed è andato. Bo, può starci, sì. La domanda che ti faccio è questa: quanto dura a Napoli, Conte? Due anni, dai. No, no, guarda, eh, due anni. Secondo me, sono tu, tu dici, vabbè, due anni so pur, in due anni. Conte può vincere anche due scudetti a Napoli. Secondo me. Cioè, se lui è al Napoli sta due anni non dico nemmeno che vince lo scudetto. Ma, ma porta il Napoli eh, tutte e due le volte in Champions League per me. Comunque è un risultato. È un risultato importante perché. Perché il Napoli quest'anno ha fatto decimo, la precedente stagione ha vinto lo scudetto, la prima ancora l'ha fatto terzo, la prima ancora l'ha fatto quinto. Quindi se noi prendiamo in considerazione gli ultimi quattro anni del Napoli, due volte è andato in Champions League e due volte non ci è andato. Quindi se Conte riesce a tenerla in lotta a scudetto, <ride> ha ragione Basala. No, no. Io se, se riesce a far lottare per lo scudetto il Napoli per in tutti e due gli anni, perché praticamente il Napoli. Se, se noi prendiamo in considerazione anche il primo anno di Spalletti, eh, ha lottato per lo scudetto solo nell'anno in cui l'ha vinto. Praticamente. Non è che ha lottato, ha, vinto, ha stravinto lo scudetto, non ha lottato con nessuno. Si è andato a prendere lo. Ha depredato lo scudetto. Ma. Adesso c'è l'Inter che è una squadra che sicuramente lotterà per lo scudetto. E io ho detto che sarà una eh, bellissima. Se arriva, quarto, se arriva quarto, per me no. no si deve giocare il campionato. Per me il Napoli, per me, Antonio Conte deve lottare per lo scudetto. Okay. Um, eh, allora, prima ho detto se arriva a due anni in Champions. No, in questi due anni, Conte, se lotta in tutti e due gli anni per lo scudetto, per me comunque eh, fa il suo dovere. Poi vincerlo è tutta un'altra cosa, ragazzi, il Napoli ha vinto tre scudetti in 120 anni di storia, non è che possiamo chiedere a Conte di vincere due scudetti in due anni, però io che considero Antonio Conte il miglior allenatore attualmente in Serie A, che adesso è in Serie A, eh, comunque mi aspetto da lui che vada a competere per lo scudetto. E, e quindi io prima ho parlato di grandissima sfida a scudetto Conte in Zaghi. Perché, se noi ci pensiamo un po', se torniamo un po' indietro negli anni, io non ricordo sinceramente, se non Conte Sarri del, dell'anno del Covid, che però poi quel Covid un po' mi ha rovinato la, la sfida. però una sfida scudetto così bella tra due allenatori, io parlo per me, che mi piacciono così tanto, io sinceramente, sinceramente non la ricordo. E per cui è una sfida che da appassionato di non da, da appassionato di calcio mi entusiasma e secondo me può essere molto importante sia per Conte che per Inzaghi per crescere e per stimolarsi a vicenda. Io sono d'accordo proprio in generale con il discorso che tu hai fatto. Eh... Chiaramente, mettendo anche dentro, forse il Milan, sicuramente la Juventus. Ma su sulla, sul livello della Serie A, secondo me, sono, io sono completamente d'accordo. solamente con l'ingresso di queste figure e forse anche con un mercato fatto per questi allenatore, secondo me la Serie A prossima è un campionato divertentissimo. Quindi non vedo l'ora che inizi il prossimo campionato. C'è una sub. Grazie, Mattia, per la tua sub. Grazie a te. Thank you, thank you. 35 mesi con Amazon Prime, prima ho rinnovo, senza l'incompatibile, godo ancora. C'era la dotazione di parte di Roby, che però mi sono perso. Dovete chiedermi, scusa. Devo mettere una. Metto una, una... aspetta, una roba nuova a questo punto. Okay. Ho sentito questo? Non si è sentito? Ok, grazie, Roby. Uh, la vera delusione per italiano è che non è stato minimamente considerato nel Milan. Lo eh, so, per quello che c'era in giro, la scelta è giusta. Aggiungo, Chie aggiungo Chievo, Atalanta, Bologna. Cosa hanno in comune? Sartori e sono durate. Eh, oddio il Chievo poi non è che è entrato sempre eh. da, dai sono non sono paragonabili Motta ha fatto solo una competizione, Italiano farà la Champions se va avanti come fai a paragonarli eh, va bene vedremo, però Motta è andato alla Juve invece quell'altro va a Bologna ancora Robi la fa adesso la donazione grazie mille, grazie 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 non ho messo un altro non mi dispiace per Michele ma nel 2021 abbiamo ancora purgato Inzaghi e Conte e lì purgheremo ancora nel 2021 nel 2021 a vince Conte per lo scudetto sbaglio 19-20 va bene va bene non vi preoccupate la prossima Serie A sarà un campionato migliore perché non allenerà Ivan Juric ma perché dovete scrivere queste, <ride> queste cose? perché <ride> si arrabbia queste allora. cose si arrabbia si arrabbia poi mi, mi stupisco veramente che nessuno lo chiami eh. non capisco veramente perché nessuno lo chiami non lo so, non lo so. anche lui è un po' caratterino come Tudor eh, probabilmente è sì. quello eh, su questo sono d'accordo. De Zerbi al Milan sarebbe stato l'ultimo tassello per una serie okay. eh, di d'accordo, okay. Sono completamente d'accordo. Infatti, quello è il nome che io non capisco perché il Milan non abbia almeno telefonato. Dato De Zerbi, scusate, dove cazzo va De Zerbi? Cioè, questo ha lasciato il Brighton pensando, ah, ah sono sul mercato. Mo' ma arrivo. Mi sembrano Ficarra e Picone quando facevano l'ottavo nano dalla sede del partito. Del, 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 non era il, ancora, non si chiamava il Partito Democratico, si chiamava il PDS. E la sezione, siamo nella sezione del PDS di Palermo, poi compagni cerchiamo le telefonate, beh, 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 non telefonava nessuno, eh, va bene, va bene, va bene, va alla BoboTV, vedremo, no, non credo, non credo, Allo United, no, non lo so, va non nella, lo so, alla non nazionale lo so. italiana dopo che hanno mandato via Spalletti, no, ci va Allegri, no, lì ci va Allegri, no, che no, bello, no, <ride> no, non ci, no con Comerciano Allegri ha chiuso, ragazzi, ha chiuso con Coperciano, secondo me. Mm, oh, oh. ma sì, c'era una cernifera lì che insegnava come diciamo. capito ma pure, pure, pure io mi chiamano a insegnare Villani vuoi fare due Sì! Bravo Villani! Rutta ancora! Da vedere va, da vedere se non lo chiamano in nazionale io godo che veramente no, <ride> no, ma... torno a tifare la nazionale tornotti a ti <ride> va bene, va bene, ha lasciato il Brighton perché non gli hanno fatto il mercato a gennaio, nonostante tutti gli infortuni. Ah, come Vabbè, tutti così sono ormai. Va bene, va bene, il campionato. Allora, lo dico: il campionato. Maurizio il, il campionato inizia il 17 agosto come fai a dire che è fuori o è dentro chi lo sa se è fuori o dentro io, non, io veramente impazzisco ma due mesi così mi dovete far passare due impazzisco ve lo dico impazzisco mi fate impazzire il 17 agosto eh. Vedremo, tra l'altro manco il 17 agosto sapremo se saremo per l'8° Io credo di sì. Detto questo, lo dice Miguel. Eh, mi, minchia! E allora guarda, lo dice Miguel, gli ultimi record di Miguel su solo su lei che ci ha preso perché la gioca in casa, Miguel, è facile, ma sulle romane, guarda, Miguel, te lo raccomando, guarda, lo, te lo raccomando, il signor Miguel, te lo raccomando. Detto questo, detto questo, piccola perla perla, piccola perla di un pirla che sono io sulla Juve, Così, giusto per, prima di fare il taglio per YouTube, da quello che mi risulta, tenetevi forte, rullo di tamburi, il giocatore dell'Atalanta, il centrocampista olandese, pare, pare che abbia rifiutato addirittura una squadra forte di Premier League, ma forte, 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 che veniva allenata da un tedesco fino a pochi giorni fa. Ma che è? Sì. sì, bravo, sì. Perché la signora, la signora di questo giocatore ha detto: Senti, Liverpool è bella, ma non ci vivrei. Turin mi piace di più. Ha detto proprio così. <ride> Quindi che vi devo dire? Eh, secondo me, se hai il, il, il sì del calciatore, caro Virmone ma tu sei, quadra... questa... tu sei sicuro di questa cosa che stai dicendo? sì se al 100% allora, che, allora, sono sicuro che il, il calciatore ha detto voglio restare in Italia e se voglio sì. restare in Italia la squadra è una ma non è che stai accavallando Di Gregorio con qualcun altro Fabio? no, non stavo parlando di Di Gregorio eh, appunto appunto Stavo parlando di Coop Miners. <ride> eh, vabbè, ma la, ma la storia del Liverpool è di Gregorio, non di Coop Miners. No, 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 no. Io non, no? non la so questa cosa. Sì, non la sapevo. Eh, non eh, sapevo questa cosa. C'ha eh. Allison in Liverpool. Sì. Amica, no, Allison va via adesso, va in Arabia. No, va in Arabia, eh? <ride> sì. L'ha scritto stamattina. No, no, abbiamo... eh, sì. Ci vado a scesni, allora. Ci vado... ciao, eh, ragazzi, sì. allora, ho parlato. Prima oh. di venire in live, Mo, aspetta, un attimo, aspetta un attimo. Sì. Ti leggo Schira stamattina alle otto e mezza. Last week Liverpool have submitted to Michele Di Gregorio and Monza and a higher bid than Juventus. Offer to send the goalkeeper. Who has decided to keep his word to Giuntoli. Ok, aspetta per un attimo. Ti faccio vedere una cosa, Fede. Aspetta, te lo mando io. No, un ma gioco. ci credo, eh, mi è incredibile entrambi. Tutto qua. Eh, perché ah, io non eh, sapevo eh, di Coop. È una coincidenza. Che... Eh, è eh. una coincidenza. No, però eh, se Coop Miners è come di Gregorio, è come Gregorio, sono uomini d'onore, mantengono la promessa, le loro compagne vogliono rimanere. Poi, da questo punto di vista, Miguel Virmone, secondo me tocca mo' alla Juventus a trovare una quadra. Ieri si parlava di una contropartita tecnica che sarebbe il nome di Huisen e voglio chiedere a Miguel se Huisen uno come lo vede nel sistema di Casperini e due quanto lo valuta secondo lui sul mercato perché mo, 30 di 30 più Huisen che secondo me è una valutazione sul mercato di 25-30 non è un po' bel po' eh? allora Huisen allora... secondo me sarebbe perfetto proprio per l'infortunio di Scalvini, tra l'altro, perché i due giocatori sono anche piuttosto simili eh, sotto certi punti di vista. Quindi, Oisen sarebbe. Noi sfruttiamo un po' questo, questa sfortuna che è occorsa a Scalvini, anche perché magari questo infortunio può rendere ancora più necessario l'acquisto di un difensore come Hausen o Uisen. Poi sulla valutazione non lo so, io non credo che. Io sulle valutazioni cerco sempre di mantenermi molto basso, anche se so che tendono ad essere gonfiate. Per me, Hausen o Uisen è un giocatore che non vale più di 20-25 milioni. Eh. Quindi, se qualunque valutazione che vada oltre questa, questa cifra. Secondo me è tutto di guadagnato per la vita. Però US. se tu lo dai e lo valuti 20-25 e dai 30 cash, vabbè. Io sono dell'opinione che tu prendi Hausen, prendi Barrenecea e prendi Sule e glieli dai tutti e tre. Io non sono uno che si vuole tenere tutti giovani, sinceramente. Uh, quindi, se non è so, se non basta, solo Hausen ci mettiamo pure Suè, che pure lui comunque 20-25 milioni di vale e poi gli diamo qualcosa anche in contanti, ecco come cifra, però Juventus è il, tesore, ragazzi, il tesoretto dell'under 23 della, della next gen, deve essere utilizzato. Eh, è inutile pensare di poterli tenere tutti in rosa e valorizzarli ancora di più, perché secondo me rischiano soltanto di essere svalorizzati, rischiano di più di essere svalorizzati, piuttosto che essere valorizzati. Quindi io dico di essere poco attaccati a questi giovani che sono sicuramente di belle speranze ma andare su profili consistenti, già formati che possono far fare il salto di qualità alla Juventus anche sacrificando questo tipo di giocatori. E allora se, facciamo, se prendiamo Cop Miners eh, o il Turam... Addirittura c'è gente che dice prendiamo entrambi Douglas Luiz e Coop Miles Come fa a dire che non lottiamo per lo scudetto, porca puttana Michele, eh. capisci? Perché dici no, non ci siamo? Ma porca miseria! Ma Perché che vabbè, siamo però, non lottiamo lo scudetto? Allora, e però... vuoi lo scudetto da tre anni: anzi, di più, e faccio andiamo. Forse dall'anno di Pirlo, perché con Pirlo nella prima parte di stagione, perché quest'anno la non ha lottato per lo scudetto, eh, ma per dire te lo te hai ragione, Michele. Hai ragione appunto come il Girona, ma il Girona, secondo te, ha lottato per la Liga? Quest'anno no, la Juventus, quest'anno non ha lottato per lo scudetto. E La Ju non lotta per lo scudetto ragione, da tre anni, hai ragione, hai ragione, ed è un motivo per cui noi. Dalla uh, frequenza streaming di questo maledetto canale, abbiamo fatto per tre anni la guerra. all'allenatore e ci sarà un motivo. Eh, se però l'allenatore lo, no, lo cambiamo, no, e se l'allenatore lo cambiamo, e se l'allenatore stesse... avesse preso Antonio Conte, l'avremmo avrebbe lottato per lo scudetto. Con Tiago Motta, io non ho la certezza. Poi, poi, poi io non, non è che sono in call. sto parlando, io non no, no, lascia, lascia la certezza, io gli sto parlando adesso di l'allenatore che cambia è i calciatori i calciatori tu non dai un valore a questi calciatori che probabilmente arriveranno, vedremo Cioè non, non fanno fare un salto eh, Coppemaners non ha mai lottato per lo scudetto, nemmeno lui uh, se, se, cioè, tu non è che stai prendendo uh, che cazzo è Valverde, tu stai prendendo Meners che ha una buona carriera all'Atalanta che ha vinto un trofeo internazionale eh, che aveva vinto pure Kostic, eh, Kostic. quando arriva la Juventus aveva vinto l'Europa League con, eh, con l'Eintracht di Francoforte. Eh, ed era uno che faceva tanti che aveva portato anche dei numeri molto importanti però pensare che tu prendi Copp Bainers e vai a lottare per lo scudetto eh, ce ne passa secondo me però ripeto se i giocatori e l'allenatore riescono a trovare un incastro giusto si può anche andare a lottare per lo scudetto. Però se io devo fare una previsione oggi, poi magari vedrò anche le prime partite della Juventus, poi guardando le partite uno può anche cambiare. Però io, personalmente, mi prendo la responsabilità e dico se sbaglio magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, però al momento io vedo la Juventus che non compete. Per lo scudetto l'anno prossimo, se compete Grazie, per lo scudetto, tanta, rispettate per... l'opinione di Michele Chiago eh? Motta. No. Se compete per lo scudetto, fa un miracolo ed è l'allenatore che va valutato di più di quanto lo stia valutando adesso. Oggi, io il sottoscritto, ragazzi, è legittimo. Tra l'altro, è non opinione, sta dicendo è no? Opinione. Ma non sta dicendo la speranza, se lotterà, no? Non è che sta dicendo se lotterà, allora sarò qui a dire che comunque è scarso se lotterà. Eh, no, no. Ah, che bravo sì. eventualmente ci sta. Detto questo, ti chiedono: no prima volevo fare la domanda a Virmone, ovvero eh, la se la valutazione di Huisen sarebbe ammo ammonterebbe a 25-30 milioni e diamo 25-30, non sono troppi questi soldi. Cioè, la valutazione complessiva non è troppo elevata. E eh, d'altronde, è un giochino a cui siamo abituati, no Fabio. Quindi non eh... Io non, non, non mi stupisco se alla fine, se alla fine fra contropartite con tanti ne escono 60 per Cup Miners, non, non mi stupisco. Mi auguro, mi auguro che poi renda per quello che viene speso. Ecco, quello sì. L'importante eh, cioè, è quello. A Miguel chiedono quanti acquisti servono la Juve per lottare e lo Scudetto? Se non è quali acquisti servono più che quanti? Eh, più che altro servono degli acquisti degli, di acquisti specifici. Ma io credo che la Juventus non debba avere. Ehm, io non voglio dire che non deve avere l'obiettivo di lottare per lo scudetto. L'obiettivo la Ventus deve avere sempre l'obiettivo di vincere qualunque, in qualunque competizione competa Però chiedere a Tiago Mott di venire alla Juventus e vincere lo scudetto secondo me è un po' ingeneroso. Allora, quando arriva Allegri e tu gli chiedi di vincere lo scudetto, tu glielo devi chiedere di vincere lo scudetto. Ma a, qual, a quale dei due Allegri stai facendo riferimento? A tutti, e due, a tutti e due, sia nel 2014 che nel 2021. Nel 2014, perché prendi un che ha vinto tre scudetti consecutivi e prendi un allenatore che già aveva vinto uno scudetto, aveva lottato per lo scudetto e che aveva una certa esperienza. Nel 2021. Prendi un allenatore che aveva vinto cinque scudetti consecutivi. Una rosa che l'anno prima non aveva vinto lo scudetto, ma due anni prima, appena due anni prima, aveva vinto lo scudetto. Per cui era una rosa che aveva ancora tanti campioni che eh, avevano una certa esperienza che era forte e a cui dovevi chiedere quantomeno di lottare per lo scudetto. Ma Tiago Motta oggi chiede di andare a vincere lo scudetto. Secondo me Però... è ingeleroso. Però tu oh, stai facendo... Eh, allora scolo... non andava alla Juve, Miguel, perdonami, tu non vai alla Juve per stare in vacanza e vedere che cosa succede. No, no ma lui... lui era, Juve, tu vai alla, vai alla Juve perché alla Juve ti chiedono di vincere, quindi lo sa già che lui deve vincere, non, non è stupido. Quindi io non lo considererei neanche ingeneroso. Io credo che sia conseguenziale quando ti siedi sulla panchina della Juventus, dover eh. vincere il scudetto. Io credo che a Tiago Motta gli si chieda essenzialmente di cambiare l'andazzo delle ultime stagioni, di impiantare un nuovo stile di gioco, ma anche un nuovo modo di lavorare, soprattutto perché a Juventus il problema è stato anche il modo di lavorare. Quindi eh, portare una nuova mentalità, eh, portare un maggiore coraggio, perché la Juventus negli ultimi anni è mancato soprattutto il coraggio e l'ambizione, portare soprattutto ambizione ovvero non andare uh, a competere, io non voglio sentire Tiago Motta che mi viene a dire, uh, come sto dicendo io d'altronde, ma io non sono un della U, che mi viene a dire uh, l'Inter e il Napoli uh, sono avanti a tutti uh, quest'anno, io non voglio sentire Tiago Motta che dica una cosa del genere, voglio sentire un Tiago Motta che dica uh, con lavoro sul campo questa squadra può andare a competere, può raggiungere il livello delle altre. Poi lo scudetto il, deve essere una conseguenza di questo però, nuovo dico, modo di però, lavorare. Esatto. Tutto quello che tu mi hai detto, che sacrosanto. Tutti questi elementi, se tu li so, mi dici siamo compiti per lo scudetto, cazzo. Ma anche perché poi <ride> scusate un attimo: eh, se Miguel vuol dire. La Juventus eh, sta obbligando obbligando Tiago Motta a vincere lo scudetto e sta facendo un errore. Allora, se il tuo discorso è questo, sono d'accordo. Nessuno però sta parlando di obbligo. Michele, ma nel momento in cui poi tu fai anche un mercato come quello che si sta presentando a noi, cioè se tutto va bene, teniamo quelli buoni cioè Bremer e Vlaovic, forse Chiesa, diamo via, forse, ma entrano Coop Miners, eh, Douglas, Lu Douglas, Douglas, non so come si dice, Luis, Calafiori, Calafiori Di Gregorio, forse Turam, cioè, questo è un mercato per competere allo scudetto, ragazzi, cioè se noi non ci troviamo neanche una domenica cioè, se noi a gennaio. Siamo, ma a... di questi giocatori che hai detto tu, quanti hanno vinto lo scudetto la scorsa stagione? Ma nelle chi passate... se ne frega, ma, ma, nel... ma, chi ma se, se ne frega. frega ma, facendo un discorso di ma... Allegriano, Michele. Eh, <ride> È eh, un po' <ride> sì, eh, Miguel È queste <ride> sì, categorie. Miguel. Chi lotta per lo scudetto e chi non lotta mai. Cioè, Michel, ma... poco, fa... poco fa tu, giustamente, hai detto il Napoli quando ha vinto lo scudetto, non se l'era mai giocato con nessuno e ci avevi ragione, cioè Osimen che cazzo aveva vinto, Kvara che cazzo aveva vinto. Politano che, che cazzo aveva che vinto. Cioè... Ma infatti io spero che possa verificarsi quell'incastro tra giocatori e allenatore, come si è verificato per esempio al Napoli, ma anche alla prima Juve di Lippi, no? Se eh, noi pensiamo alla prima Juve esatto. di Lippi. Bravissimo. Ma sono incastri che, non sempre, che, che si verificano una volta ogni tanti anni. Cioè, non è che, non ma è ma che tu si stai verificano. come fa un discorso di anche qui un po' di, di, di parapsicologia o comunque <ride> di, di magia nera. Ma basta. Come dici giustamente tu, basta lavorare bene. Se l'allenatore è capace. Beh, io io non escludo. Capace, eh. infatti, allora, ragazzi, quello che voglio farvi capire io è che io non sto dicendo. No, la Juventus non, 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 non competerà sicuramente per, la, per lo scudetto, eh, arriviamo settimi e buona notte. no, io dico che di, di fare le cose per gradi, di fare le cose con calma. Certo. Eh, che a questi giocatori che hai citato tu, Virmune, sono dei giocatori molto forti. Che però devono essere inseriti nei meccanismi piano piano senza forzare troppo la mano, senza pressarli troppo, lasciare il tempo a questi giocatori, a questo allenatore, di capire un po' l'ambiente, di capirsi soprattutto tra di loro. Ci deve essere soprattutto una connessione tra giocatori e allenatore che gli permetta di esprimere al massimo. Le, le proprie capacità abbiamo fatto l'esempio: prima abbiamo detto il Napoli di Spalletti. Il Napoli di Spalletti ha, il, nel primo anno, il primo anno del Napoli di Spalletti, non hanno, non, non, hanno eh, non, non hanno lottato per lo scudetto, però hanno messo le basi. Hanno messo le basi per andare poi l'anno successivo a eh, lottare e poi a, quindi a dominare lo scudetto. Io questo magari mi aspetto di più dalla Juventus. Un primo anno. Diciamo di costruzione, primo anno di costruzione dove Tiago Motta capisce quello che va bene e quello che non va bene, eh, capisce dove serve qualcosa, dove non serve, eh, dove mettere quel giocatore, dove mettere quell'altro. Si ambienta un po' dentro, ma anche a livello umano, anche dentro una nuova città. Tutti i giocatori si ambientano. Magari il primo anno facciamo un terzo, quarto posto, e poi l'anno successivo. Con le basi impiantate in questa stagione possiamo andare a dare l'assalto verso lo scudetto. Io credo che questo sia un ragionamento che condividiate che, co che sia condivisibile. Lo condivido, lo condivido, ma eh, c'è un terzo e un quarto posto, e c'è un terzo e un quarto posto. Perché se te mi fai, Michele, se mi fai un quarto posto, a che stai 20. a 25 a 25 punti dalla prima. Io non ti dico che bisogna cacciarlo, per carità, un anno glielo do, però quello... Oh, come l'ho detto io? Sì. La, bravo, bravo, non la giudicherò come positiva se dovesse andare così. Se invece arrivi terzo o quarto, ma a 4-5 punti dalla prima che fino a mh, 4 giornate dalla fine del campionato, stai lì, allora le valutazioni sono diverse. 5 no. Ma nemmeno 4-5, eh. 10 punti oh, secondo però... me si, po si possono prendere. Il Napoli di Spalletti, quanti ne ha presi dal, dal, dal Milan nel 2021 credo, credo, beh, beh, un po', poi alla fine è un po', po crollata all'ultimo, ma guarda che era... ad aprile stava lì lì, eh. Ad aprile stava ancora lì, lì. mi ricordo. Io non ricordo la... il Napoli che, che no, stava mi ricordo... competendo per lo scudetto. Sì, eh. sì. ad aprile sì, c'è stato un Napoli-Lazio che vincono gli ultimi minuti e stavano in testa, ragazzi. Stia, è... In testa al campionato. No, non ci credo. Ma sì, sì Miguel, fidati. Miguel, fidati. Me lo ricordo io. Segna Insigni all'ultimo. Se non sbaglio. Allora eh, vi chiedo un attimo di fare una. Esatto, sì, ragazzi, me lo ricordo perfettamente. Poi crollano perché. crollano. Allora vi chiedo gentilmente anche a voi, amici di Twitch, di sopportare il fatto che stiamo facendo. La, la copertina la facciamo, la facciamo adesso. Fabian Ruiz era. Sì, ah. non Insigni, scusate. La copertina la facciamo adesso per YouTube, così ci teniamo belli pronti Miguel, fai la faccia da contiano sorridente mi raccomando <ride> aspetta, aspetta vai, sorridete è perfetto perché tra un minuto intanto mando a Birmone la copertina così poi la Grazie. facciamo un attimino tra un minuto c'è Craft che è il nostro Marchetti di Sky che ci porta <ride> in un il nostro Marchetti di Galoppino il nostro Marchetti tra un minuto su Twitch, YouTube, ci vediamo domani con caffè ed editoriale. Mm. Ciao.